Tutto pronto per gli esami di maturità che inizieranno domani e ancora una volta saranno sostenuti in modalità anti-Covid. Quindi niente prove scritte, cioè il tema di italiano uguale per tutti, la prova specifica di indirizzo e la terza prova mista, ma soltanto un colloquio orale partendo da una tesina su un argomento che il consiglio di classe ha assegnato a ciascun candidato. A Prato gli studenti che si preparano alla maturità sono quasi 2000, soltanto all'Istituto Buzzi sono 333. Nessuno a San Nicolò, dove il percorso di studi per quest'anno non prevede la quinta liceo. Molti maturandi in questi giorni hanno scelto di farsi vaccinare per affrontare con più serenità, dal punto di vista sanitario, l'esame, ma anche in prospettiva della meritata vacanza. Oggi le commissioni, formate da 6 docenti interni e un presidente esterno, hanno sorteggiato l'ordine alfabetico con cui i ragazzi verranno interrogati nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. Affrontate le sfide con volontà ed ottimismo, è l'augurio della dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Susanna Pizzuti. Gli esami è normale che possono provocare apprensione, ma quell'inquietudine è talvolta la molla che scatta per consentirci di rendere al meglio. Anche il presidente della provincia Francesco Pugelli ha rivolto agli studenti un in bocca al lupo. Siete stati bravi, avete sostenuto per la seconda volta un anno difficile. Un po' in presenza, spesso a distanza. Ora abbiate fiducia in voi stessi.